Oggi il DIS, il Dipartimento Informazioni per la Sicurezza, ha reso pubblico un documento dal quale si evince che il reclutamento degli integralisti islamici nel nostro paese avviene nelle carceri. Onorevole Polledri, questo è un dato allarmante, come intervenire allora? Sbagliava chi pensava che la lotta al terrorismo fosse finita e che la sfida culturale di un Islam che odia l'Occidente, in particolare odia la terra dove crescono i nostri figli e dove vivono i nostri cari, sia finita. La guerra continua, continua anche all'interno delle carceri, dove appunto risulta che facciano proseliti. A questo punto credo che la stessa intensità che lo Stato mette nella lotta alla mafia debba poter essere messa anche nella lotta al terrorismo. In questi giorni credo che dovremmo pensare attentamente se non estendere il regime di carcerazione dura, che è valido per i mafiosi, anche a chi è stato condannato o semplicemente anche in qualche modo implicato in reati gravi come quello di terrorismo. Non bisogna mai abbassare la guardia, anche qualora si trovino in carcere, queste persone di fatto continuano a essere pericolose per la nostra sicurezza. Sì, noi ce lo dimentichiamo, ci dimentichiamo per fortuna perché dobbiamo continuare a vivere, però che esiste una guerra ben precisa, una guerra che non ha una frontiera, non è la frontiera la Palestina o da altre parti, perché quello che è successo in Inghilterra, quello che è successo in Spagna non era preventivato. Nessuno di loro pensava di andare quel giorno in frontiera, di andare in guerra. Questo purtroppo avviene, il teatro di guerra ormai è tutto il mondo occidentale, dobbiamo essere ben consapevoli di non dover cedere neanche un centimetro, in termini di buonismo, in termini culturali, tipo anche togliere magari il crocifisso dalle nostre classi, oppure accettare, per esempio, come hanno fatto in Inghilterra, dei tribunali che si comportano in modo diverso, per esempio. Che per i musulmani valgono leggi diverse da noi. Non dobbiamo cedere anche nel campo delle carceri e della lotta forte al terrorismo.